Un saluto cari amici, siamo in piena campagna elettorale regionale. Abbiamo oggi un invito da parte di Massimiliano Di Fonso e ci chiediamo il perché. Come mai chiamate il generale Giulio di Movimento Spontaneo? Perché oggi voi rappresentate il popolo italiano, perché siete l'unico movimento che sta portando avanti le vere problematiche dei cittadini italiani. Voglio togliere la maglietta in segno di protesta per difendere i nostri cari amministratori turistici, i nostri ristoratori. Perché hai scelto nello sfondo della tua campagna elettorale la provincia di Foggia? Perché la provincia di Foggia è stata la più bastonata in questi 5 anni, perché nella provincia di Foggia si sono fatte solo ed esclusivamente clientele politiche. Adesso diciamo basta, cambiamo pagina con Raffaele Fitto e cambieremo certamente le sorti di questa provincia. Ora che sono a nudo, voglio chiedere a Massimiliano cosa pensa in questo momento storico di una campagna elettorale dove l'astensionismo e dove la scelta delle persone sarà determinante per eleggere chi deve gestire la nostra provincia di Foggia in qualità dell'agroalimentare e del turismo. Innanzitutto noi faremo il possibile per portare più gente a votare. Questa è la prima cosa, perché non fa bene a nessuno che la gente non vada a votare. E secondo, dopo la distruzione del settore agroalimentare da parte del governo emiliano, ci accingiamo a faremo un lavoro duro per riportare l'agricoltura pugliese a livelli nazionali e a livelli mondiali. Abbiamo due candidati a Foggia città molto conosciuti: Massimiliano Di Fonso, il consigliere comunale più votato non solo della città ma in Regione Puglia, di parecchie aree metropolitane, e dall'altra parte Sergio Clemente. I moderati stanno scegliendo se Fitto o Emiliano sia l'alternativa per gestire al meglio il futuro. Voglio chiedere a Massimiliano come vivi questo tipo di contraddizione quando delle menti come voi possono dare molto al territorio anche nella concertazione, e noi Cilea Gioi vogliamo assolutamente la comunicazione attiva e il progresso dei progetti. Cosa pensi del futuro della provincia di Foggia e della città di Foggia? Beh, ognuno fa le proprie scelte. Noi abbiamo fatto una scelta sul cambiamento, su un cambiamento radicale rispetto a quello che può essere la continuità clientelare di cui abbiamo. Quindi se Sergio Clemente ha fatto altre scelte, vi faccio i miei migliori auguri, ma il 21 e sera saremo noi in regione e saremo noi il voto di coloro che cambieranno la regione Puglia. Ultima domanda a Massimiliano: sei stato vittima di un grave licenziamento ormai su tutte le pagine nazionali, perché sei il primo sindacalista licenziato in un'attività privata che ha deciso di candidarsi. Questo tipo di spirito collegiale da dove parte, visto che la forza spesso, quando la tasca è vuota, c'è bisogno di incentivarla con idee e progetti? Come fai ad essere carismatico in questo tuo momento di grave criticità familiare e sociale? La voglia nasce dal difendere i diritti dei lavoratori, la voglia nasce dalle tutele che bisogna dare ogni giorno a tanti lavoratori che vengono trattati non bene da alcuni datori di lavoro, perché poi a Foggia abbiamo anche una buona imprenditoria rispetto all'imprenditoria che sfrutta il lavoro. Qualche settimana fa ho definito quello che succede a Donuva il caporalato sanitario. Un OS non può lavorare e prendere scarsi 1.000 euro facendo turni di lavoro massacrandosi e facendo soprattutto un lavoro durissimo. Un OS per 60 pazienti, questa è una cosa gravissima, una cosa che porta ad avere tantissimi problemi a quei lavoratori che nel corso degli anni non arriveranno alla fine della pensione. Se sei un cittadino, se sei soprattutto un candidato alle prossime regionali in Puglia, puoi contattarmi, Giovanni Corleone, referente nazionale per i Gilea Arancioni e amico a molti movimenti spontanei. Noi lasciamo libertà di voto, di pensiero, e ognuno sa cosa fare nella cabina se deciderà di andare, ma intanto noi siamo aperti e accettiamo gli inviti di chi è presente nel territorio. Ripeto, siamo il luogo che avanza, a te la scelta, ascoltaci, seguici e soprattutto combatti per la tua libertà.